persone. Insomma, vedete dalle immagini vincitori, Ficar e Picone, insieme a Leo Gullotta, hanno vinto il primo premio. La commedia ovviamente è quella L'ora legale. Grande soddisfazione ovviamente per i due attori, la giuria guidata dal regista Paolo Genovese, insomma c'è stata la presa. Questa vedete invece Paola Cortellesi che si è collegata con la piazza, e Paola Cortellesi ha vinto il premio come miglior attrice di interpretazione in Mamma e Papà, simpatica, ironica come sempre. Poi per quanto riguarda il miglior attore ha vinto Sergio Rubini. Sergio Rubini è stato premiato, tra poco dovremmo vederlo, è stato premiato con anche lui con il premio per miglior attore, lo stesso Sergio Rubini, che poi tra l'altro ha ritirato anche un altro premio, Rubini, che è quello che fa riferimento al film votato dal pubblico. Il film votato dal pubblico è stato chiaramente il film di Sergio Rubini. Sergio Rubini che ha avuto, ripeto, il premio sia come miglior attore e sia ovviamente il film votato dal pubblico, quello che ha raccolto, perché oltre al miglior film della giuria anche il pubblico ha votato il film che preferiva, La stoffa dei sogni, chiaramente con Sergio Rubini. Tanta gente, ripeto, a questo Festival del Cinema della Commedia. All'inizio c'è stata anche l'ingresso, ecco, questo che vedete è Sergio Rubini che riceve il premio insieme a Tognazzi e a Simone Izzo, che hanno organizzato questo festival. La soddisfazione ovviamente per quanto riguarda Sergio Rubini, anche per la vittoria del film. Questa che vedete è il sindaco Giada Gervasi che ha ribadito che anche il prossimo anno ci sarà il Festival del Cinema della Commedia. Vedremo ovviamente quelle che saranno le novità della prossima settimana. E dicevo all'inizio c'è stato l'apparizione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha consegnato invece un premio riconoscimento proprio a Simona Izzo e a Ricky Tognazzi. Il presidente del CONI ha aperto il festival, la premiazione del festival, ripeto, di Sabaudia, che si è concluso proprio nella serata di ieri. E adesso andiamo con la pagina sportiva del nostro telegiornale.